Ah, bene, gente, un nuovo giorno, sono bello riposato adesso. Non è vero, ho dormito 4 ore stanotte. Ma è tempo di giocare un po' di God of War Ragnarok. Nello scorso episodio abbiamo ucciso Heimdall. Lupi. Abbiamo qua davanti a noi il cadavere di Heimdall. Kratos aveva detto che non avrebbe commesso l'errore di uccidere Heimdall e aveva cercato di lasciare in vita Heimdall, ma a quanto pare Heimdall voleva morire. Quindi Heimdall adesso è morto. Quindi a questo punto qua, l'unica cosa che ci rimane da fare per completare questa missione qua è appunto salvare Freyr, raggiungere di nuovo Freya, Atreus e il cinghiale e lasciare il posto e poi spiegare che cosa è successo. Il che non credo che sarà la cosa migliore. Non credo che andrà super bene, molto probabilmente, come cosa e tutto. Però ci dovremmo essere all'incirca? Sì, letteralmente sì. Ehi, un aiutino? Almeno il soccorso procede bene. Non è molto contento di aver fatto sta cosa, che Atos a quanto pare. Si è fatto un pochino prendere dalla foga del momento. Stava insultando il figlio, diceva che l'avrebbe ucciso. Lo stava prendendo pure per il culo. Heimdall c'ha un po' la faccia anche da coglione. Capita come cosa, è normale. Che succede? Già, e indovina? Abbiamo subito un altro agguato. Freyr è ferito. Cos'era? Perché? Lo copro io. Dalla porta non si passa, siamo in trappola. Perché la fermo per terra, non ho capito? Vabbè, l'ho ritirato su, adesso ci vogliamo Atreus nel team. Te sei troppo tranquillo lì, cinghiale. Dovresti combattere se hanno, invece sei lì fermo, tranquillo a goderti la giornata, non mi sembra giusto. Abbiamo finito qua? No, ne arrivano altri, va bene. E tu che cazzo sei? Salve, benvenuto, è un piacere conoscerti. Se ti colpiscono un po' di mosse contemporaneamente, ti dispiace? Giusto per farti un po' di pressione? Giusto per farti un po' di pressione? Vai, ok, carica pure questo qua. Ora facciamo pure più danni a stordimento. No, ok, vai. Dai che gli riesce a fare un colpo critico, let's go. Non muore, ma è già qualcosa. Bah! Ok. Sfondare? Nice. Scappa dalla prigione. Vieni qui, no! Scusatemi, sono fatto prendere la fuga. Lo porto io. Tu che? Ce la faccio. Invece no. Dai, 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 piano. Qui, seguitemi. Ok. Qui abbiamo compagnia. Quindi, oh, che cacchio era? Quindi così. Ok, ok. Più veloce di così non potrà di sicuro andare lui. Arcieri! No, veramente? Ok. Complimenti! Comunque, bel lavoro. Ehi, oh. Sono Atreus. Stai bene? Salve. No. Ok. Va bene. Hai altre armi, Kratos, su altre armi. A destra. Proseguiamo, siamo quasi al fiume. Meno male. Mi viene da vomitare. Nice. Salvo? Dov'è la barca? Gettala nel fiume. Su, sbrigati. Non può trattenerli a lungo. Cresce e diventa una barca? Ma certo, è Skitblot Nir, la barca di Freyr. Si raduneranno, andiamo. Figo. È fatta di luce? È un elfo scuro, comunque.
mette male. Tenetevi forte! Dovevate vedere le vostre facce. Rilassatevi. Comodo. Sto volando. Stiamo volando. Io sapevo che l'avrebbe fatto. Di sicuro. Non ho dubbi al riguardo. Quanto sono vicino al pavimento queste nuvole? Non hanno senso. Terreno. Abbiamo degli ospiti. Verne? Filava tutto troppo liscio. Aiutatemi. Sono troppo veloci. Attenzione. Non riesco a mirare bene. Dietro di te. Sacrifica. Du-Jefrender. Du-Jefrender. Du yersialfa itsam. Ek vetei nadal dridoyer. Dom un gauden. Birger, no! Per Vanheim! Malapena lo conoscevamo. Dove stiamo andando, scusatemi? Credi davvero che sia la fine di Birgir? Credi sia sopravvissuto? Si starà togliendo il fango dalle unghie con le piume della bestia. Sicuro. È per forza così. Ci siamo quasi, Yngvi. Tieni duro un altro po'. Non credo di avere molta scelta al momento. Dipende se può sopravvivere alla caduta. Kratos potrebbe. Lui? Non lo so. Non lo conosco. L'onda. L'onda, ci servono bende e acqua bollente. Poi radice rossa. E Cressone, sì, lo so. Credi che non abbia mai fermato un'emorragia? E non stare a preoccuparti, capo. Non ho rovistato tra la tua roba mentre eri fuori a farti torturare. Oh, diamine, l'onda. Fa piano. E perché te la prendi con me? Non sono stata io a infilzarti come un maiale. Senza offesa. Ti spiace. Povero. Darle una mano? O magari potresti continuare al posto suo? Sta fermo. Ti sta medicando, così posso portarti a casa di Sindri. Il resto delle mie erbe là. Noi proteggeremo il regno in tua assenza. Noi quattro. Vanheim è in buone mani. In quattro? Tutto il regno. Festa a casa di Sindri, allora. Ovunque essa si trovi. La tua barca. No, è la tua barca. Avanti, prendila. Solca i cieli e distenditi al sole a prua. Ne hai proprio bisogno. Prendi orgoglioso un dio Vanir. Ti ha regalato la barca. Grazie. Gentile. Non mi ha lasciato altra scelta.
perché era necessario, non perché era scritto. Mimir? Mimir non aggiunge niente. La profezia dice che il Gjallarhorn è l'araldo del Ragnarok, qualunque cosa sia. Ho letto qualcosa nella biblioteca di Odino. Pare che... No, Atreus, ne parleremo in privato. Giusto. Abbiamo ottenuto durante questo combattimento qua, comunque, la Elsa di Ofud, che è appunto la spada che apparteneva al sorvegliante di Esir Heimdall, nota per la grande efficacia della decapitazione, che è un nuovo cimelio da utilizzare durante il combattimento. Non so se è buono, ma vorrei provarlo, perché per ora ho sempre utilizzato il talismano dei Magn, che cioè, ci dava un boost al danno, che non è male. Sono curioso di vedere questa Elsa in cosa consiste, perché dice deformò lo spazio e tempo perché era uno spostamento regno. Che cazzo significa? Non lo so, però scopriamo. Andiamo a casa di Sindri Brock. Ormai dovrebbe mancare poco alla fine del gioco. Non so quante ore, non so quanti episodi, ma credo che siamo verso la fine ormai. Sono curioso, sono molto curioso. Casa di Sindri Brock. Devo dirvelo, nella biblioteca di Odino ho letto una cosa riguardo allo scopo del Gjallarhorn. Se suonato da un dio, il corno diffonde il suo richiamo tra i regni e armonizza lo spazio che li separa. Suonarlo dalle parti del tempio di Tyr sarebbe come aprire insieme tutte le torri del viaggio tra i regni. È un bel punto debole. Mi chiedo perché non l'abbia distrutto. Dei manufatti sfidano la distruzione. Bene, dobbiamo mettere al corrente Freya. Quindi è così che si ottiene l'esercito? Collegando tutti i regni e portando tutti gli tutte le persone di tutti i regni che vogliono combattere ad Asgard. Però apre anche il passaggio per gli Jotunheim. Siete tornati, gli eroi del momento. Io voglio sapere ogni cosa. E cioè, quando volete voi. Non sono io a comandare, non è vero? Ora riposa, Yngvi. Lascia agire le erbe. Oh, ma agiscono. Oh sì, agiscono molto bene. Perché tu migliori le cose. Da sempre. Da quando eravamo piccoli. Io trovo un nuovo modo per rovinare le cose. E tu, un modo per migliorarle. Beh, quello è proprio vero. Sai che comandavamo Vanheim insieme quando eravamo giovani? Eravamo poco più grandi di te, in realtà. Beh, era lei a comandare. Okay. Io cercavo di rendere il tutto divertente. E il comando... non è proprio il mio forte, sinceramente. Davvero? A Vanheim avrei avuto un gruppo molto fedele. Beh, riesco a ispirare la gente, forse. Faccio sì che credano in se stessi, sai. Non so se si possa definire comando. È più... una musa. Aspetta, una cosa? Una musa. Me ne ha parlato mio padre. Ah. La sua terra ispiravano ogni genere di artista. Cosa? È stupendo. Ed è un lavoro. Oh, perché qui non esiste? Oh, sì. Vorrei tanto fare. In realtà credo fossero tutte dee. Dai, ma no. Non è giusto. Non è giusto. Io sarei portato per... Oh. Che stavamo parlando? Yngvi, devi riposare, lo capisci? Devi farlo, ti prego. Ora basta, sta zitto. Ok, mi dispiace. Ma qualcuno stava per raccontarci cosa è successo con Heimdall, vero? È questo che volevate fare? Pazienza. Dov'è Tyr? Stavo guardando in giro ma non riesco a vederti da nessuna parte. Voi l'avete visto, Nani? Heimdall è morto. Bene. Ah, sì? Senti, non so nulla di destino, ma so che Heimdall era come una macchia resistente e che puzzava pure. Se voleva far male al ragazzo, mi sta bene che non sia più vivo. Le norne non la vedevano proprio così. L'opinione di quelle tre zitelle non vale una scoreggia di capra in un uragano. Avete fatto... ciò che dovevate. Non dovete scusarvi. Grazie, Brock. Parliamo con gli altri. Basta. Ma guarda un po'. L'hai fatto davvero? E come?
Per tutti i 9 regni sei riuscito a uccidere Heimdall. Lo sapevo che la lancia avrebbe funzionato. Allora, felice Ragnarok a tutti quanti. Beviamo. È vero? Heimdall è morto? Non ci posso credere. Ora non si torna indietro. Odino aveva promesso la pace se tu non avessi più versato sangue a Aesir. Ho rifiutato quell'accordo. E lui l'ha onorato. Ma adesso... Ma cosa? Io e te sappiamo meglio di chiunque che Odino non mantiene le promesse. Ora abbiamo un vantaggio su di lui. Questo è il momento di attaccarlo. No. Nessuno di voi sa cosa ci aspetta. Per Odino la vendetta sarà l'unica cosa che conta. Non sarà l'unica cosa. La maschera. Qualsiasi sapere di Schiuda è quello che Odino vuole più di ogni cosa. Se io tornassi ad Asgard, potrei usare... Vuoi tornare? Senti. Se potessi finire ciò che ho iniziato lì, risvegliare la maschera, avere risposte, forse sarebbe la via d'uscita. Ma devo tornarci presto. Prima che capiscano cos'è successo. Atreus, tu sei a casa. Non ti farò correre altri rischi. Lui è a rischio anche qui, Kratos. Come tutti noi. Tutto ciò che facciamo o non facciamo è pericoloso ora. Odino ha bisogno di me. Si fida di me. Sarò al sicuro lì. Da un punto di vista tattico, ho torto? La cosa non mi piace, ma è la nostra mossa migliore. Distraendo la sua attenzione, guadagneremo tempo. E avremo anche un paio di occhi nella casa del nemico. Ma se esiste davvero una fonte di conoscenza infinita, non puoi lasciarla nelle mani di Odino. Già, e una volta ottenuto da te ciò che vuole, perderò ogni vantaggio. Ho capito. Starò allerta. Padre, ce la posso fare. Ricorda la promessa. Ma anche tu. Spero che tu sappia quello che fai. Anche io, Sin. Beh, voglio sapere come tu ci sei riuscito. Come noi ci siamo riusciti. Sì, hai capito bene. Ed ecco com'è andata. Ok, va bene, Mimir. Appunto, il fatto è che fare sta cosa, sbloccare la maschera, questa missione, oh, sappiamo come finisce, quindi, a quanto pare. Fare questa cosa qua, anche lì dire, dobbiamo distrarlo prima che scopra roba. Io c'ho sempre però la cosa che cazzo Odino ogni volta, qualsiasi cosa che facciamo, sa sempre tutto. Quindi io non credo che tu possa andare da lui, logicamente, io non credo che tu possa andare da lui, dirgli, uè, io ti aiuto con la maschera di nuovo, ho fatto le cose da papà e adesso sono tornato qui per aiutare te. Tecnicamente lui dovrebbe già saperlo che dalle morte che cazzo è successo. Logicamente non potrebbe succedere nient'altro, però forse stava facendo un riposino. È possibile. Ascolta. Non posso farti ritornare senza questo. Un martello. La chiave, prego. Se vuoi uscire da una brutta situazione, scaglia con forza e di Verghi. È monouso. Verghi. Grazie, Sindri. Ma spero di non usarlo. Lo userà. Ok. Ci ha pensato un attimo. Non era sicuro comunque di questa mossa. Ok. Odino ha detto che Ugin mi avrebbe atteso nella capanna. Mimir, c'è altro che dovrei sapere di Odino? Magari qualche debolezza? Ad esempio che se gli tolgo la benda si disintegra? Già, ragazzo, non sarebbe. Ah, no. Scusa, Mimir, non riesco a imitarti. Ora devo arrangiarmi. Non credo che levargli la benda funzioni visto che l'ha già fatto lui.
Quindi non penso sia una buona idea. Si parte. Niente Hellwalker, vero? Per una volta. Ogni volta che venivo qui c'erano degli Hellwalker che mi bloccavano il passaggio e che facevano spendere tempo ad aspettare. Fen? Oh! È tornato! Oh! Questo è il tuo lupo. Ah! Smettila di sbucare così. Non è il momento. Se non è il momento me ne vado. No. Scusa. Che... Sei un gigante! Cosa viene nella stanza con accanto il corvo specifico che serve Odino? La copertura dice che non devi un cazzo nel bosco di ferro e tu vieni qua? Lui è Fenrir. Bel cane. Tranquillo, Fen. Lei è... Avevo ragione sul tuo coltello. Eh? Lieta che tu abbia trovato un posto alla sua anima. Anch'io. Ehi, come hai fatto a trovarmi? Loki? Questa è la mia biglia. E dove sei diretto? Torno ad Asgard. Ehi, sono io che sto usando lui. Sì, certo. Angerboda, ascolta. Una volta arrivato alla fine, io conoscerò ogni cosa. Come salvare mio padre, come fermare il Ragnarok e forse perfino far ritornare il nostro popolo. Loki, sono tutte quante nobili intenzioni. Ma lui è Odino. Tu ti fidi di me, vero? Certo che mi fido. Spero solo che la storia che stai scrivendo per te sia quella che vuoi davvero. Puoi prenderti cura di Fen mentre sarò via? Mi prenderò cura di lui. Vero, bello? Che bello che sei. Non vedo l'ora che Fenrir si mangi Odino. Sii prudente, Loki. Ma che c'è la via per lui? Qual è la ragione? Ah, che pro. Va bene. Solo aiutare Odino a completare la maschera, ma devo accertarmi che non ottenga risposte da essa. Facile, no? Forse nel suo studio. No problem. Non ci vuole nulla, Atreus. Ce la possiamo fare. E Odino non sospetta nulla. Il panico non serve. Controllalo. Scusa, Odino, ho ucciso Heimdall. Volevo dire salve, come stai? Heimdall è morto. Per caso tu ne sai qualcosa? Niente di niente? Beh, insomma, lui era odiato da tutti. Certo, certo. Ma non è che hai visto qualcosa? Qualcosa di rilevante? Tecnicamente no. Insomma, lo sai, ha colpito Trud molto forte quando stavamo fuori. Forse qualcuno l'ha scoperto e si è vendicato, non saprei. Accusatore! Stai insinuando che mio figlio c'entri qualcosa? Non lo so. Davvero? Ho dovuto chiedertelo. Ma non ho mai creduto che tu c'entrassi qualcosa. Lieto che tu sia tornato. Quanto mi piace Odino, porca vacca. Ora ho capito che cosa non andava. Ho tradotto male una parola. Ma davvero? Invece di oltre il grido del gelido respiro, c'è scritto il grido del primo respiro. Il posto è totalmente
diverso, so dove si trova. Ymir? Ce l'hai fatta di nuovo. Vai, prendi la maschera, prendi la spada, prendi il corvo. E trova Thor. Oh, non vado ancora Odino! A Niflheim. Lo sappiamo Niflheim, è l'unico posto che abbiamo ancora esplorato decentemente. E c'era una missione ovunque nel gioco, eccetto per Niflheim. Sì, doveva esserci. Niflheim è bellissimo, poi esteticamente. Ehi, Ingrid, non è che per caso sai dove è Thor? Già, mi immaginavo. Probabilmente è fuori. Ah, devo parlare con Trude. Salve. Scusa, ma il padre di tutti ha detto che devo andare a Niflheim con tuo padre. In giro non l'ho visto e mi chiedevo se sapessi dove si è cacciato. Non era con il nonno? No. Credo di sapere dove sia. Seguimi. Io, volevo anche parlarti di Heimdall. No, non qui. Hai ragione, dopo. Se lo meritava. Ma che bello. Ti ho detto che avrei aiutato tua madre a comprendere cosa significasse per te diventare una valchiria. Volevo dirti che ero serio. Non ci credo. E sei ancora vivo. Pensavo mi avrebbe strozzato con i capelli. Strano che non ci abbia provato. Grazie, Loki. E ho anche messo a posto il cane. Non ci sono più squarci dimensionali in giro per il mondo. Quello è un corvo. Le armi non possono entrare. Dobbiamo consegnarle. Perché? Fallo e basta. È la taverna? Forza, di qua. Wow. Oh. Avanti, altrimenti non ti faranno entrare. Si mette da sola. Cerca in giro. Sarà qui. È quello che pensavo anch'io. Io. Va bene. Eccolo. Thor. Forse questo non è un buon momento, perciò prenditela comoda, per me non c'è problema. Niente fretta, ma lo sapevo che eri qui. Che ci fai qui? Non dovresti stare qui. Tu non avresti dovuto portarla qui. Che stai facendo? Mi rilasso. Ho detto niente fretta? Yeah. Mi sa che invece dovremmo muoverci, vero? Non vogliamo che il padre di tutti... Piantala! Ha ragione. Dovreste muovervi. No. Papà. Non lo fare. Arrivi troppo tardi. Che si sappia che il dio del trono sa fare due cose: uccidere i giganti e pisciare i dromedari. E a chiunque non sia d'accordo, gli stamperò il mio Mjolnir sulla faccia. Non ci riesco. Questo non è da te. Thor. Ugin ci sta aspettando fuori. Ti prego, perché non... Ho detto piantala, ragazzo. Il mio nome è... Cosa? No, io... Oh, ma dai. No, 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 giuro che non è stata colpa... Ora basta! Quanto mi è mancato tutto questo? Ah, rissa! Onestamente non è quello che mi sarei aspettato di fare oggi, ma va bene. Perché no? Oh, quello era...
fulmine di Turd. Come cazzo si chiama lei? Trud. Bravissima Ingrid. Se non mi posso fidare delle spade magiche, di chi mi posso fidare in questo mondo? Nessuno. Ok. Potresti dare una mano? Non pensi? Tu pensi troppo. Scherziamo. Ok. Ok, complimenti. Aia, cosa devo fare qua? Non te. Ok, a quanto pare c'è molta meno stabilità del solito. Molta, molto meno. Ok. Che cacchio era quello lì? Era il Mjolnir? È il Mjolnir che sta andando in giro a random? Ok. Oh, come fa Kratos? Oh. Ok, vale. Più rissa. Minchia, non hai preso neanche un danno di vita con quella, con tutti quei pugni in faccia. Ho capito che non è molto forte Atreus, non è come il padre. Però zero punti vita fatti. Cacchio. Cosa vuoi? Ok. Ora scocca. Odino non si infuria, sei lucido. Sono già morti, non possono mica morire di nuovo. Sì, infatti. Vai, buttali giù tutti. Falli morire. Tanto possono ritornare in vita 10 secondi. Sappiamo come funzionano. E la madonna. Ma non spaccate pure questo. Ok. Diventa un lupo. No? Ok. Ci può stare. Sei ripreso? Cominciare. Proprio ora. Metti giù il... Prendilo per le braccia. Portiamolo via. Che lotta. Faccia da portare un uomo di 2 metri e mezzo. No, no, non importa, davvero. Credo che fosse molto la normalità in passato questo. Dopotutto il mega gigante forte, ma dammi una mano. Del primo gioco è morto in una rissa del genere con lui mentre lui era ubriaco. Era lui, no, forse era un altro. Forse l'unico, non mi ricordo, c'è una storia del genere comunque. Non è la prima volta di sicuro. Lo sappiamo già di, con certezza. Ti portiamo a Heimfell. Heimfell? No, Nif... Non so dove ti porto. Ti porto a... Riprenditi. Thor? Alzati. Trudy. Andrai a Niflheim con Loki. Ordini del padre di tutti. Alzati in piedi. Lo so che sei delusa. Io delusa? No, 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 no. Era una splendida rissa. Non riesci neanche a dire che ti dispiace, vero? Cos'è, un'altra promessa infranta? Nonno ti ha trattato di merda. Tu ne soffrivi, l'ho capito. Ma non puoi sempre... Noi siamo al tuo fianco. Mamma e io siamo al tuo fianco. Persino quando sei qui. Ti vogliamo bene. E tu lo sai. Credevo che questo appartenesse al passato. Ho fatto un casino. Sì, hai fatto un casino. Il
vado a prendere un po' d'acqua. Io sto bene. Hogan! Facciamo in fretta. Hai fretta di tornare ad Asgard? Portaci al pezzo di maschera. Quanto siamo distanti dalla zona che conosciamo in precedenza? Qua c'è gli occhi di Odino con l'albero con tutti i corvi sopra, l'arena di allenamento, e qua invece siamo nel baratro eterno. Questa zona qua non l'abbiamo mai esplorata seriamente. Non vedo l'ora di provarla.